Qui siamo davanti a un capolavoro assoluto della storia del cinema. Questo è il bozzetto di Prova d'orchestra, uno dei bozzetti di questo straordinario film di Federico Fellini, che tra l'altro sancisce l'inizio della collaborazione ufficiale da filmografia tra Dante Ferretti e Federico Fellini. Una vera e propria chicca quella esposta alla prima del Mugellini Festival a Potenza Picena, lo storico bozzetto del film Prova d'orchestra di Dante Ferretti, scenografo maceratese di fama mondiale, vincitore di 3 premi Oscar. La collaborazione con Fellini poi ha portato a film come La nave va, La città delle donne, Ginger e Fred, La voce della luna, ultimo film del grande regista italiano. Lo scenografo è colui che dà forma all'immaginario, no, del regista. Diciamo che Federico Fellini, una volta che ha incontrato Dante Ferretti, ha voluto sempre lavorare con lui. E questa è una caratteristica anche di altri registi, penso a Pierpaolo Pasolini, come in questi tempi penso a Martin Scorsese. Diciamo, Dante Ferretti è quello scenografo che qualunque regista vorrebbe con sé. Ma l'arte visiva del bozzetto di Ferretti ha avuto una prestigiosa colonna sonora, la musica della grande pianista Mariangela Vacatello, tra le più belle espressioni del pianismo italiano nel mondo. Pubblico estasiato nella suggestiva Cappella dei Contadini da brani di 3 grandi compositori, Beethoven, Schumann e il russo Balakirev. Io amo moltissimo il repertorio ottocentesco perché è inevitabile per un pianista. Chiunque ama il pianoforte non può non amare il repertorio di questo periodo che ha dato il massimo. Allo stesso tempo amo moltissimo il repertorio del Novecento che ha curato tanto la qualità del suono e la diversità di timbriche. E infatti mi occupo anche di... sono curiosa e studio anche molta musica contemporanea.